c'è un bambino, guarda, incantato, è la metafora della vita e la sua vita è il basket. E quel è stato come se fosse andato via uno di famiglia, una sensazione veramente strana, ma poi condivisa con tutti i reatini, con i miei collaboratori. E io l'avevo conosciuto, il papà, soprattutto perché giocava qui a Rieti, è stato 2 anni con noi, ho avuto pure l'onore di giocarci 3 partite in un torneo estivo con Gio, con il papà. Kobe lo ricordo da bambino, che scorrazzava qui sul campo sempre all'intervallo e a fine partita. Tutta Rieti ha un ricordo estremamente positivo di quegli anni, poi noi non potevamo mai credere che potesse arrivare così in alto Kobe. È un grande onore questa sera ricordarlo, ma ricordiamo anche la figlia, perché purtroppo non è morto un supereroe come dico io, ma è morta anche una ragazza di soli 13 anni. Siamo stati più fortunati noi a incontrare Kobe che Kobe a incontrare noi. A quell'età Kobe è venuto qui che aveva 6 anni. Fino agli 8 anni non si può parlare di allenatore, di allenamento. Io e Claudio Di Fazzi, che era l'altro istruttore, abbiamo solo cercato di non fargli passare la voglia di giocare, anzi di alimentare una voglia, una passione che lui si vedeva perfettamente che aveva. Si vedeva che aveva un grande amore per il basket. Con il numero 3 Marco Passera, con il numero 11 Anthony Raffa, con il numero 16 Dario Zucca. Facciamo caso di una partita come questa, se tu vedevi un bambino di 6 anni prendere la palla e entrare in mezzo al campo, quello era Kobe Bryant. Lui, senza chiedere permesso a nessuno, si approfittava un pochino di questo, perché a quei tempi per noi Joe era come Maradona per il Napoli, cioè non gli si poteva dire no. Quindi lui entrava, tirava, riusciva, tra un time out e l'altro andava, prendeva la palla e giocava. Campionato nazionale per la palestra segue a 2 il girone.